Ciao a tutti webbazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Webbo e oggi, come promesso, partiamo con una nuovissima serie, Detroit Become Human. Mi aspetto un gioco spettacolare. Già guardate questa home, no? Già guardate questo menu con questo personaggio che sembra reale, cioè è fantastico, è già fantastico. Lo so, molti l'hanno già iniziato, su YouTube lo stanno portando tutti, ma il bello di questo gioco è che ogni storia a sé. Ognuno costruirà la propria storia in base alle proprie decisioni, alle proprie scelte, quindi potete benissimo vederla da una parte e poi rivederla Se da un un'altra, uomo non ha anzi. ancora scoperto qualcosa per cui morire, non ha iniziato a vivere. Ok, È una va frase di bene. Martin Luther King. Spero Grazie le mille. piaccia. Sì, mi piace, ma stavo parlando con quei pazzi. Dicevo, non importa se l'avete già vista, perché anzi è bello proprio vedere le differenze tra le varie storie. Le differenze tra le varie scelte, cosa decide uno, cosa decide l'altro. Vabbè, non mi perdo in chiacchiere, non voglio perdermi in chiacchiere. Iniziamo. C'è già l'opzione continua perché praticamente il gioco è partito da solo. Io l'ho stoppato e l'ho resettato immediatamente, ma lui ha già creato un salvataggio. Ripartiamo con una nuova storia, così vi faccio vedere proprio tutto, dalla scelta del livello alle opzioni, eccetera, eccetera. Via! Inizia una nuova storia. I checkpoint precedenti verranno sovrascritti. La storia viene aggiornata mentre giochi. Sì. Ok. Eccoci. Negoziatore sul posto. Ripeto, negoziatore sul Questo è uno dei. Ah, già sto iniziando. Ah, sono io, eh? Cioè, sembrava un filmato, ma sono io in realtà. Interagisci con la levetta? Ah, ok. Ok, questa è tutta la famiglia. Penso che molti di voi abbiano già visto, diciamo, la demo, quindi sappiamo già. Io non l'ho giocata, ma so già più o meno come funziona questo primo quadro. Riponi. Ah, ok, devo fare proprio. Perfetto. Non mi ha fatto riscegliere di nuovo. La prego, salvi la mia bambina! Cosa? Mandate un androide? Mi spiace, dobbiamo andare. Non potete farlo! No! Perché non mandate una persona vera? Giusto, non ve l'ho detto, non siamo umani, siamo androidi. Questo è un androide in realtà. Non sarà l'unico personaggio che comandiamo. Ok. Qui puoi vedere gli obiettivi e le interazioni. Trova il capitano Allen. Troviamo il capitano Allen. Parla prima con Allen. Dov'è Allen? È qui? Eccolo Allen, mi sa. Parla. Capitano Allen, mi chiamo Connor. Sono l'androide della Cyberlife. Spara tutto quello che si muove. Ha già ammazzato due dei miei uomini. Potremmo intervenire, ma sono sul bordo della terrazza. E se lui cade, lei cade. Ok, nome del deviante, comportamento del deviante, shock emotivo, codice di disattivazione. Comportamento del Ha mai manifestato deviante. comportamenti anomali prima d'ora? Non ne ho idea. È importante. Mi servono informazioni per stabilire l'approccio. Nome del deviante, il nome è importante secondo me. Conosce il suo nome? Senti, salvare la bambina è ciò che conta. Perciò o ci pensi tu a questo androide, o ci penserò io. Beh, Allen, però stai molto calmo. Ok, la nostra percentuale di riuscita è scesa. Bene, molto bene. Ok, salvo l'ostaggio, scopri cosa è successo. E dobbiamo scoprire cosa è successo perché ci servono informazioni per parlare con lui. Ok, qua c'è un indizio. Ok, c'è un altro indizio da qualche altra parte. Sicuramente era qua, me lo ricordo. Perfetto. Ricostruisci con quadrato. Vediamo che cosa è successo. Come si fa a ricostruire con L2 ed R2? Quindi vediamo un po' che cosa ha fatto. Cioè, ha preso la pistola, quindi è armato. Il soggetto è armato, scusate. Ah, vedete?
Devo prendere un punto preciso per vedere gli indizi. Il deviante ha preso la pistola del padre. Sì, ok, questo l'avevamo capito, era armato. Ci sono altri indizi? No, eventi analizzati uno di uno. Perfetto, quindi possiamo andarcene. Sappiamo che è armato, ragazzi. La nostra percentuale è aumentata. Non so a quanto perché non si vede. Ok, non dobbiamo perdere tempo. Qui è tutto, tutto, tutto molto importante. Con questo il tempo. Scopri cosa è successo. Ispeziona la stanza. Vediamo intanto questa stanza qui. Vediamo se troviamo qualche indizio. Ok, esamina. Ok, riproduci. Così, perfetto. Questo è Daniel. Daniel è il suo nome. Un'informazione in più. L'abbiamo sbloccato, vedete? Perfetto. È importante reperire tutte le informazioni possibili prima di... Ok, infatti la percentuale è aumentata. Vediamo qua. La bambina non ha sentito gli spari. È un'informazione utile? Non lo so, ma comunque è un'informazione. E la percentuale aumenta ancora. Siamo al 59%. Andiamo a vedere se troviamo qualcosa di... Andate via! Andate via! Tutti, oh. Non mi butto! Stai calmo, non ho ancora finito qui. Questo è morto? Mi serve qualcos'altro, ragazzi. Qui... percentuale è ancora troppo bassa. Non ci possiamo permettere di andare lì con 59%, no? Che dite? Allora, avviciniamoci ai fori, ovviamente. Ok, emorragia. Questo abbiamo fatto. Poi qua ci sono altri fori. Rene sinistro perforato. Sì, vabbè, l'ha distrutto praticamente. Trauma mortale all'addome. Perfetto. Siamo ancora a due. Tre. C'è un altro qui. Ok. Deceduto. Vabbè, ma questo l'avevamo capito. Ricostruisci. Vediamo un po'. Ok, con R2. Quindi vediamo un attimo. Lui era seduto qui. Ok, stava leggendo il tablet. Stava stringendo qualcosa. Che cos'era? Non lo so. Secondo me devo vedere che cosa stava stringendo il padre. E dov'è finito forse? Ok, dov'è finito? Eccolo là. Capito? C'è un po' tipo alla Batman. Adesso abbiamo analizzato entrambi gli eventi, perfetto. Andiamo a vedere il tablet. L'ordine per un androide AP700 è stato emesso. Ok. Quindi è questo che l'ha fatto arrabbiare, che stava per essere sostituito. È un'informazione molto utile per approcciare con lui. Oh. Ragazzi, dobbiamo andare. Secondo me non c'è più tempo perché questo me ne ammazza un altro. Cioè, vediamo un attimo al volo magari qua, ma... io vado. Indietro! Salva lo stagio. Non avvicinarti o mi butto! No, no, ti prego, lasciami! Via, via, via! Il nome. Ciao Daniel! Com'è? Mi chiamo Connor! Come sai il mio nome? So molte cose su di te! Sono qui per aiutarti! Salva, assaggia a qualunque costo. Tieni la fiducia. Sì.
Calma, libera l'ostaggio, rassicura Daniel. Non voglio farti del male. Voglio solo parlare e trovare una soluzione. Parlare! Non voglio parlare! È troppo tardi ormai! Troppo tardi! Possibile causa, tu ed Emma, possibile causa. Volevano sostituirti e la cosa ti ha scosso. È andata così, vero? Credevo di far parte della famiglia. Ok. Di contare qualcosa. Ma era solo un giocattolo. Una cosa da buttare quando hai finito. Questo sta morendo, ragazzi. Sta perdendo sangue. Se non lo portiamo subito in ospedale, morirà. Gli umani muoiono prima o poi. Che importanza ha se questo muore ora? Userò un laccio emostatico. Fermo! Toccalo e ti uccido. Ignora, no, ignoro, io lo devo salvare. Non puoi uccidermi, non sono vivo. Lo so. Ok. Tu ed Emma secondo me è buono. So che tu ed Emma vi conoscevate bene. Pensi che ti abbia tradito, ma non ha fatto niente di male. Ho mentito. Sì, 68, ok. Pensavo mi volesse bene. Non ti sbagliamo. È solo come tutti gli altri umani. Daniel, no. Realista, in colpa, comprensivo. Sicuramente. Senti, comprensivo. So che non è colpa tua. Le emozioni che provi sono solo un errore di programmazione. No, non è colpa mia. 74, buono. Io non volevo questo. Li amavo, lo sai. Ma per loro non ero niente. Non è sono vero, dai. Sono uno schiavo a cui dare ordine. Questo rumore mi sta facendo impazzire. Digni di mandare via quell'elicottero! Va bene, certo, certo, accettiamo. Non voglio che si agiti ancora di più. Ecco, come mi hai chiesto? 84%, buono, buono. Ultima chance, fiducia. Fiducia razionale. Dai di fiducia. Devi fidarti di me, Daniel. Lascia andare l'ostaggio e ti prometto che okay. Tutto andrà bene. Voglio che mandi via tutti! 90%, ok. E voglio una macchina! Una volta fuori città la lascerò libera! D'accordo. Compromesso, sì. Impossibile, basta che salvo la ragazzina. Lascia la ragazza e prometto che nessuno ti farà del male. Io non 96%. Rassicura, sempre rassicurare. Non stai per morire, faremo una chiacchierata. Non ti succederà. 100%. Hai la mia parola. Ok, mi fido. Ops. Mi hai mentito, Connor. Ho dovuto. Missione compiuta, direi che questo inizio è andato più che bene. Ok, questo è il diagramma della scena. Puoi usarlo per vedere le scelte fatte. Quelle ancora da intraprendere, la possibilità. Ah, missione compiuta, intanto abbiamo sbloccato il trofeo. Le possibilità sbloccate. Ciascun nodo ti farà guadagnare punti che potrà investire nella sezione extra. A causa della natura del gioco, alcuni nodi finali potrebbero non essere considerati per il completamento del diagramma. Ok. Quindi questo è tutto quello che poteva succedere, come vedete, dall'inizio alla fine. Quindi io tante cose non l'ho, tipo vedete, quei due indizi là non l'ho presi. SWAT ferito, c'era un'attrazione che non si è verificata,
c'erano un sacco di cose. Menti al deviante è stata la mia scelta, quando invece ce ne avevo almeno altre 4, eccetera eccetera. C'erano 5 finali, 6 finali, e alla fine io ho preso quello dove i cecchini sparano al deviante. Fantastico, fantastico. Ok. Ah, non so se metterò la webcam. Il top di gamma per le faccende domestiche. Cucina 10.000 pietanze. Vieni, Zoe, andiamo. 200 lingue e dialetti. E aiuta i ragazzi con lo studio dalle elementari fino all'università. Guardati attorno con la levetta destra. Ok, ma in prima persona adesso. Ah, ma sono un androide. Questa gamma dentro al negozio. Promozione al prezzo speciale. $199, finanziato in 48 mesi a tasso zero. Si occupa di tutti i lavori inerenti alla casa: imbiancatura, idraulica, giardino, riparazioni. Ok, sono. Entra in modalità sorveglianza e contatta i servizi d'emergenza in caso di effrazione o presenza di fumo. Mi scusi, quanto costa quello laggiù? L'MP800 costa un po' di più, ma è dotato di altre funzioni. Grazie. Seguitemi, ve lo mostro. Costa un po' di più e ha altre funzioni. Non mi convince. Cioè, praticamente siamo merce da negozio in questo momento. Ecco. Oddio. Non ci spendo. Rimetterlo in sesto è stato un po' complicato. Era davvero malconcio. Non ricordo cosa gli era successo. Un'auto. Incidente stupido. Ah, capisco. Comunque, adesso è come nuovo, ma abbiamo dovuto resettarlo. Abbiamo cancellato la memoria. Non le spiace? Nessun problema. Ok. Bene. Siamo quello a cui hanno sparato? L'ha scelto mia figlia. AX400, il tuo nome. Cara. Mi chiamo Cara. Ah no, ok. Bene ragazzi, eccoci qua. Questo è solo l'inizio, ma sembra già spettacolare veramente. Allora webazzi, direi di chiudere qui questo video. Allora, innanzitutto una parentesi, volevo avvertirvi che ho scelto la modalità esperto e mi ha avvertito che scegliendola probabilmente perderemo nel corso della storia qualche personaggio, perché è molto facile che muoiano in qualche modo. E poi volevo chiedervi, magari rispondetemi nei commenti, se preferite che questa serie venga fatta senza la webcam, perché siccome è veramente molto simile a un film, magari vi fa anche piacere vederlo proprio, insomma, a tutto schermo, senza la mia facciona brutta lì in fondo, oppure ditemi, insomma, se preferite come al solito che ci sia anche la webcam. A me ha già fatto una buonissima impressione, secondo me sarà una grandissima serie, non lo so, lo vedremo ovviamente più avanti, però è già partita bene. Come al solito vi invito a lasciare un commento o un mi piace, iscrivetevi se iscritti, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao e bazzi!